Un sabato pomeriggio importante per il liceo statale De Capraris di Atripalda. L'istituto ha aperto le porte per presentare attraverso l'Open Day a famiglie e studenti nei dettagli l'offerta formativa per il prossimo anno scolastico. Un appuntamento, il secondo prima del termine per le iscrizioni dell'anno scolastico 2018-2019, che ha visto protagonisti non solo il corpo docente ma soprattutto gli studenti chiamate ad accogliere le famiglie e a illustrare nei dettagli l'offerta formativa del liceo statale De Capraris, come ha spiegato ai nostri microfoni la dirigente scolastica Maria Berardini. Seconda giornata di Open Day per il liceo statale De Capraris, ricordando che il 6 febbraio è il termine ultimo per le iscrizioni al prossimo anno scolastico. Qual è la risposta dei genitori e dei futuri alunni del De Capraris? Siamo davvero molto soddisfatti perché abbiamo già adesso un grosso afflusso di pubblico, un bel numero di genitori e alunni che vogliono visitarci e conoscerci, e questo ci rende molto lieti perché noi vogliamo che i genitori vedano con mano e anche i ragazzi che cos'è il De Capraris, cosa si fa al De Capraris, così potranno eventualmente fare una scelta consapevole e motivata. Un'offerta formativa vasta ed ampia alla quale poi si affiancano anche tutte le attività extrascolastiche. Certamente, accanto alle classiche attività curriculari che si svolgono di mattina e che sono ad altissimo livello grazie a uno staff di docenti veramente di alto livello, ampliamo la nostra offerta anche ad attività pomeridiane che possono coinvolgere i ragazzi e valorizzare tutte le loro competenze. Solo ad esempio è appena terminato il corso di scacchi, sta partendo il gruppo sportivo studentesco con gare di pallavolo, pallacanestro, ma anche teatro, yoga, difesa personale, quindi tante attività in cui i ragazzi possono sia socializzare tra loro ma anche mettere a frutto le loro competenze e le loro abilità. Dal laboratorio di fisica a quello multimediale, linguistico, di biologia e chimica, e ancora i laboratori di storia, filosofia, di latino. Le aule del De Capraris si sono trasformate in piccoli centri informativi dove gli studenti e i professori hanno rappresentato tutte le attività che quotidianamente si svolgono durante la lezione in classe, ma anche i progetti che devono coinvolti gli studenti nel pomeriggio, come ad esempio le lezioni di scacchi con istruttori. Antonio Vena, lei è istruttore di scacchi, siamo in quest'aula del liceo De Capraris dove è in corso un torneo di scacchi. Sì, un torneo di scacchi da 6 turni con gli allievi del corso. Purtroppo non tutti hanno potuto prendere parte al torneo, ma comunque ci stiamo divertendo e si stanno divertendo. Perché è nata l'idea di fare un torneo di scacchi proprio qui in un istituto scolastico? Perché gli scacchi si sposano bene con la scuola in generale, ma soprattutto anche con la matematica. Stando in un liceo scientifico è il luogo idoneo per un corso di scacchi, che tra l'altro ha dato molte soddisfazioni sia a me come istruttore, che pure i ragazzi vedo si stanno impegnando molto e sono stati molto entusiasti del corso. La motivazione di un ragazzo che si iscrive al torneo di scacchi? Beh, il gioco degli scacchi è un gioco un po' particolare, diciamo. Comunque c'è bisogno di una certa predisposizione per il gioco. Sicuramente non stiamo giocando a calcio, che è molto più semplice. Magari tutti i bambini sognano di diventare giocatori di calcio. Gli scacchi sono un gioco un poco più particolare, ma comunque se si entra nel mondo degli scacchi, del gioco, poi è difficile uscirne. Tra i tanti progetti anche quello di Geostoria dal titolo Eurovisione Trans Europe Express, come hanno raccontato ai nostri microfoni due degli studenti coinvolti. Chiara, siamo nel laboratorio di Geostoria. Che cosa si fa durante questo laboratorio? Durante questo laboratorio si presenta ciò che abbiamo realizzato studiando in classe con l'aiuto della nostra professoressa, e in particolare andiamo a parlare di alcune tappe che abbiamo studiato, che abbiamo anche visitato, attraverso appunto la descrizione che fanno alcuni nostri compagni. Io sono Europa e lui è Giuseppe Mazzini. Un'attività importante, impegnativa, si parla di storia per l'appunto. Oggi con l'Open Day siete chiamati a spiegare le attività a coloro che decidono di iscriversi per il prossimo anno a questo istituto.
Sì, il nostro obiettivo è appunto quello di invogliare i ragazzi provenienti dalle terze medie ad iniziare questa nuova avventura a livello scolastico, un'avventura di cui speriamo non si pentano. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgerli in attività anche extrascolastiche. Ciò che abbiamo realizzato è un progetto che unisce l'entusiasmo e la passione degli studenti, che è stato realizzato grazie alla guida dell'insegnante e che ci auguriamo possa trasmettere il messaggio che ci proponiamo di sottolineare, di evidenziare, ovvero quello che la scuola va vissuta non soltanto come un dovere ma anche come un piacere. L'Open Day è stata anche l'occasione per non dimenticare la più terribile strage compiuta nella storia da uomini contro altri uomini attraverso il progetto Legalità intitolato Il Liceo De Capraris ricorda la Shoah. Mariangela, nel giorno della memoria anche il Liceo Statale De Capraris non poteva non ricordare la Shoah. Sì, certo, infatti il nostro liceo ci tiene molto a sensibilizzare gli animi degli alunni a questo tema, infatti ha organizzato dal 2002 numerosi incontri ai quali hanno partecipato Elisa Springer, le sorelle Bucci che sono sopravvissute alla strage della Shoah e la cugina di Primo Levi e Modiani. Inoltre ad altri incontri hanno partecipato degli attori come Gabriele Greco e Cesare Bocci che hanno recitato alcuni passi dell'Amico ritrovato e di Se questo è un uomo di Primo Levi. Mariangela, se dovessi spiegare a un ragazzo più piccolo di te che cos'è stata la Shoah e l'importanza di ricordare la Shoah? Sì, naturalmente è stata una strage, certamente le cause sono ingiuste e quindi proprio lo scopo della nostra scuola è quello di sensibilizzare al massimo gli animi in modo che noi, essendo il futuro, possiamo semplicemente fare in modo che queste stragi non avvengano più. Durante l'incontro i genitori e gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con gli studenti del liceo dei Capraris coinvolti nel giornalino scolastico Voci Fuori Campo e nel progetto di alternanza scuola-lavoro TG Ragazzi. Federica, tra le attività del liceo De Capraris ci sono anche il TG Ragazzi, scuola alternanza lavoro con le nostre Prima TV, con il TG Ragazzi appunto e il giornalino di istituto con la professoressa Maturo. Due realtà molto importanti per voi studenti. Sì, è vero, sono due realtà molto importanti perché approfondiscono temi di attualità attraverso il linguaggio giornalistico. Infatti attraverso questi progetti abbiamo avuto l'occasione di conoscere un mondo che prima non conoscevamo. Quello appunto della comunicazione che è fondamentale al di là di diventare giornalisti televisivi o di carta stampata, è fondamentale per la comunicazione. Sì, verissimo, è fondamentale proprio perché in questo mondo è basato tutto sulla comunicazione. Quali sono le domande che i genitori rivolgono in modo particolare? I genitori chiedono soprattutto che ci sia un clima sereno, tranquillo, però chiedono anche che ci sia rigore, un'offerta formativa seria e articolata e soprattutto un clima in classe sereno, collaborativo tra docenti, alunni e famiglie e noi questo siamo certi di poterlo offrire.